Sono le 7:30 di sera, abbiamo appena finito di registrare un sacco di video del secondo canale. È appena uscita una nuova moneta su Fortnite e ce la registriamo adesso. Sono stanco morto, ma non posso non registrare la sfida tra cecchini. Cioè, come possiamo non farla, Fere? Dobbiamo per forza andare lì, sparare qui. Tutti e divertirci un sacco. Hey ragazzi, come va? Io sono Ferenic. E sono Sefe, che se giochiamo a Fortnite. E benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite con la nuova modalità sfida tra cecchini. Quindi allora, suppongo che si dovrà usare solamente il fucile da cecchino. Io giocherò solo a questo fino al 2 febbraio, dato che durerà fino al 2 febbraio. Aggiungo pure, questa qua è una moneta da team da 4, ma noi volevamo giocare da soli, anche perché gli sniper devono stare sneaky sneaky e non volevamo giocare con sconosciuti. Quindi saremo in team 2 contro 4. Diciamo vabbè, che era una piccola difficoltà. Dove aggiunta. Andiamo, Steph? Ormai allora, ci siamo bruciati la metà dei posti. Grande letali, Fere. Stavo aspettando di proposito alla fine. Vai. Stavo aspettando di comunque proposito. Comunque è successa una cosa terribile. Dimmi. Mi sono dimenticata di mettere la skin d'agente segreto. Quindi non posso essere un vero cecchino. Steph, a proposito, io la nuova skin già l'avevano mai vista i consolini. Se poi non l'avrei mai vedrete perché avevamo già registrato un sacco di video di Fortnite, perché non era programmato che sarebbe uscita questa modalità, non se ne sapeva nulla, credo. Quindi mi vedrete fisso a cambiare le skin, però questa qua diventerà la mia skin ufficiale, lo schiaccianoci, ed è meravigliosa, sono troppo innamorato. Fere, c'è almeno un team con noi? Oh no. Scendi da qualche parte, ricordati che non puoi trovare qui, pompa. Qui. Lo so, Steph. Dove lo so. Sei tu? Qui. Ah, siamo insieme? A fianco a te, sì, okay, a fianco. Allora, io sono gasato. Io li voglio sniperare. No, io ho paurissima, ti dico la verità. Molto strano. Però, indovina cosa ho trovato? Non lo so, Steph. Cosa dai, mai indovina, potrei aver ce trovato? Ce la puoi un fare. Un fucile da cecchino, per caso. Brava. Oh, beh, sì, lo sapevo. Vedi, sono bravissima a indovinare, Steph. Ma non io ho appena trovato una pistola, Steph. Sì, perché puoi trovare anche i revolver. Che poi è un po' come la sfida che abbiamo registrato noi, anche se la vedranno dopo. La vedranno dopo, sì. Più o meno abbiamo fatto la stessa però cosa. Però in questo caso saperlo. Lo sono tutti. Lì c'è il cecchino, Fere. Te l'ho lasciato di proposito. Ma le ceste ci sono? Non lo so. Perché non so se ci sono delle ceste da cui trovi solo il cecchino. Ce n'è una qui sopra, ma in questo momento non c'è. Quindi ho qualche dubbio che non ci sia. Andiamo, Fere, seguimi. Anche perché tu in questo momento hai un vantaggio su di loro, perché hai la pistola. Ma l'avranno trovata anche loro, dai. Una sfida ravvicinata. Secondo me fa un sacco comodo. Secondo me fa un sacco comodo. Ovvio, allora, ovvio. Qui dentro. Fucile da certo che il cecchino leggendario sarebbe bello. Ok, ma ne hai i colpi? No, ti stavo per dire, dovresti lasciarmi un po' di colpi perché ne ho uno, Steph. Uno contato. Ok. Grazie. Allora, Fere. L'ho preso. Io li sto colpendo perché hanno solo il cecchino. Mentre io con la pistola. Aspetta. Mi abbasso. C'è una pistola, occhio. Ai. Ho paurissima, Steph. Ma porca a terra, miseria. L'ho buttato a terra con la pistola. Devi pensare all'altro, Steph. Vieni qua, dammi una mano, altro che pensare all'altro. Arrivo. No, la pistola. Aiuto. Colpito. È difficilissimo. Colpisci. Prendere il revolver. Ce l'ho fatta. 2 kill. Brava, Fere. Brava. Accidenti a me. Vado a prendermi. Avevano dei medikit. Lasciami il medikit. Dimmi. Steph. Guarda cosa c'è. Quella ripetizione. Prendilo tu. Dai, me lo sono meritata. Me lo sono meritata. Uff. Ma dimmi te se devo essere l'unico. Oddio, quella revolver. Quanto è brutto sparare con quella. Però ci ho fatto 2 kill, quindi va bene. Dai, ho trovato anch'io quella ripetizione. Ottimo. Allora, avevano un botto di colpi. Wow. Quanti ne hai? 43 in uno e 37 nell'altro. Perfetto. Allora, abbiamo iniziato. È stato un po' goffo perché io dovevo schivare i loro proiettili mentre tu li sparavi con il revolver. Ma cos'è? Allora, io mi sono un attimino incasinata perché ero uso la pistola, uso il cecchino. Uso la pistola, uso il cecchino. Ma che faccio? Cosa devo fare? Alla fine erano troppo vicini. Sono andata di pistola e li ho uccisi. No, io per di più ho fatto pure una sniperata iniziale. Che erano anche vicini, era difficile, mi è riuscita almeno. Ma una. Loro comunque poi sì, erano troppo da vicini. Da vicino hanno cercato sempre di spararti col cecchino ed è per quello che io ho ammazzato il primo. Sì, poi con a un certo pistola. Punto ha tirato fuori anche lui la pistola all'improvviso. E poi ti ho fatto cavolo, e io ero lì che faccio e schivavo non colpi. Sono l'unica ad avercela, quindi è stato un disastro. Comunque questa moneta è fantastica. Allora, prenditi tu i colpi che tanto io ne ho un sacco. Sì. Qua c'è un revolver bianco, ma ormai me lo sono preso verde. Ce l'hai anche tu verde il revolver o ce l'hai bianco? No, ce l'ho verde. Però ho appena realizzato che non abbiamo mai trovato gli shield. Quelli già ci sono in giro. Perché non ne abbiamo trovato nemmeno uno? Non ho idea. Che succede? Te lo lascio a te. Vieni. Ok, arrivo. Vieni. Ma perché a me? Perché quella ripetizione. A te piace un po' di più. A me tanto piace di più quello singolo. Userei di più quello singolo. Sì, a me piace entrambi. E quindi te lo lascio. Verità, allora, mi piacciono entrambi. Siamo dentro la zona. Ho sentito un airdrop. Ah, ma tanto l'airdrop non ce ne facciamo nulla. A meno che non vuoi trovare uno shield o qualcosa del genere, non so. No, non beh, so, gli shield capisci? Certo che farebbero comodo, però certo che farebbero magari andiamo comodo. Lì, rischiamo la vita, rischiamo di essere sniperati e non c'è neanche lo shield.
Quindi diciamo che non ne vale la pena, secondo me, in esatto. una partita del genere, in una moneta simile, secondo me non ne vale la pena. Lì vedo qualcos'altro di blu, magari uno shield, andiamo a controllare. Ferene, mentre prendi legna, perché credo... Hai ragione, legna, legna. Che alla base di una partita del genere c'è anche... Dietro... Un Dove? Team intero, tutti a sniper. Certo. 255. Ci arriva. Ferre dall'altra parte totalmente. Lì. Mi hai detto dietro. Che. Ah, ecco lì. Come faccio, Steph? Pistola. No, cioè. Headshotata in testa totalmente. Allora. Allora, c'è da dire che io il fucile da cecchino lo uso poco. Non ci so sparare da vicino, capisci? È molto complicato, quindi. Riproviamo, Steph, riproviamo. No, ma ho appena avuto delle preoccupazioni enormi. Ad esempio? Cioè, noi dovremmo vivere guardandoci intorno tutto il tempo. Sì. Perché ogni volta dobbiamo ci giocare. Saranno tre o quattro persone, perché ci diamo 3/4 persone alla volta, anche se siamo in due, con il cecchino. Dobbiamo giocare in modo diverso. Agente 007, totalmente. Infatti, aspetta, prima fallo, che mi dimentichi di nuovo. Fallo, ce ecco n'è bisogno. Qua. Ecco ok, qua. Ecco metti il ready e andiamo. Siamo dei cecchini. Io te perfetti. Lo dico, non accetto di non fare almeno due sniperate da kill col cecchino nel prossimo game. Allora, Fere, da ora in poi siamo dentro la zona, ti devi muovere tutto il tempo correndo e saltando, guardandoti intorno ovunque per scoprire dove sono subito i team. Dove sono nascosti. Mentre continui a correre e saltare, perché altrimenti qua ci beccano come prima e ci massacrano. Quindi stiamo attentissimi. Okay. Il revolver verde ce l'hai? Sì. Ok, allora prendo giusto le munizioni. Munizioni del cecchino che fanno sempre comodo. Andiamo. Ti stai guardando intorno? Io non vedo nessuno. Sì, neanch'io. Un po' mi preoccupa. E ho 400 di legna per buildare nel caso in cui io ne sono 40, pensate. È perché sei una schiappa. Io ormai sono un professionista del prendere del legno. Lì ce ne sono? No. Zona container, porte chiuse. Cioè, nessuno è venuto a lootare qua. Strano. Non ci credo. Magari le hanno richiuse perché sono persone educate. È più probabile. Non so. No, sono tutte chiuse. Mi sa che qui nessuno è venuto a lootare. Nessuno è venuto qua. Vabbè, tanto non ci serve altro loot, sai com'è. No, certo, abbiamo possiamo tutte. Trovare altro, purtroppo. Meno che non li vogliamo tutti leggendari, però meno male siamo messi bene. Ma va, non credo che dia... Non credo che sia quella la parte importante certo. di una sfida del genere. Credo che lo sparare bene, il muoversi bene siano le due... Cioè, le due cose più importanti vabbè, in assoluto. Nulla. Neanche io. Nulla e nessuno, oltretutto. Mi preoccupa, infatti. Cioè, secondo me ci stanno mirando, Fere. Tu salta e corri tutto il tempo. Lo sto a fare, Sei difficile da colpire, è l'unica cosa che possiamo fare. Siamo anche abbastanza centrali, oltretutto. Sì, infatti. Isolati. È inspiegabile. Io sto pensando di farmi una piccola fortezzina, perché... Aspetta che lì ho visto del building. Ok, vedo un tipo... Ok. Se si ferma a guardare col suo bel mirino. Sta correndo e saltando anche lui. Perché certo. mi sa che la regola la sa anche lui, eh. Mi sa che la qua sanno tutti, Steph, esatto. La sanno però tutti. Se ho un po' di fortuna, dato che sta saltando come un pazzo, secondo me se spara a caso lo potrei colpire. Ho tipo il 2% di possibilità che accada, però ne vale la pena. 3, 2, 1. Però dove stai guardando? Vabbè, ho visto. Sono 400 metri questi. No, è tantissimo. Cioè, se stesse fermo magari. Vabbè, ovvio. Ci stai riprovando? Boh, sì, almeno sparo qualcosa. Vediamo. Perché se la testolina fuori, secondo me la mettono loro. Sparano. Mi volete sfidare? E io faccio così. Ok, diventa rischioso. Ci muori, dai, sì, andiamo via. Rischioso. Andiamo via. Mi sembra troppo rischioso. Ti stai guardando un po' intorno? Sì. Non ho visto niente, quindi boh. Buildiamo? Ho sentito giusto l'airdrop, che comunque in zona... Io non ho legna, Steph, è quello il problema. Io puoi andare a allora, prenderti legna. Allora, lì vedo una costruzione, aspetta un attimo. Sì, è vero. Ecco, mi sembra di aver visto qualcuno. Vedi dove va l'airdrop? C'è uno fermo lì. Dov'è? Praticamente se miri verso la costruzione sotto l'albero. Lo vedi? Corre sotto la montagna adesso, quindi da qui non lo abbiamo in mira. Però c'è qualcuno, quindi fai attenzione. Beh, sì che c'è qualcuno, vedo perché stanno anche bullando. Mi sa che mi faccio. Aspetta. Ho visto uno saltare. Credo che... Ti hai sparato? Sì, sto provando a colpirlo. Ok, allora io mi fortifico un attimino un po'. E infatti ci sparano. È ovvio. Allora. Ah, qui sopra. Da dove? Lì sopra, in quella casupola. Ok, si sta muovendo molto. E poi ne abbiamo anche lì praticamente ad ovest. Siamo pieni. Siamo pieni. Bene. La difficoltà è che siamo pieni di players. Allora, sta buildando. Se inizia a restare un pochino fermo, lo massacriamo. Guardati anche un po' intorno ogni tanto, sempre per vedere se magari ci prende qualcuno da dietro. Oh, che brutto colpo. Ti ha preso? Sì. Ma dal lato sembrerebbe. No, era lui. È lui che continua a sparare tutto il tempo. Okay. Mi sembra abbastanza bravo questo qua. Ok, stanno sparando anche altri.
Porca miseria, che casino che è questa cosa. È infatti io non so perché stiamo puntando all'airdrop complicato. In questo momento, Steph. No, ma l'airdrop è qui sotto, non lo sto neanche guardando troppo. È lì, non c'è molto da dire o da fare. Se vuoi vado a prenderlo pure, perché tanto qua non può fare nulla. Non può minimamente fare nulla sull'airdrop, perché tanto col cecchino è impossibile colpirmi se io so che mi vuole colpire un cecchino. Ok. Quello a ripetizione leggendario. Non male, dai, non male. Beh, te lo sto lasciando se lo vuoi. Non voglio andare lì, Steph, oppure che mi tirino qualcosa okay, in testa. Ok, me lo prendo io. Allora, torno in posizione, vedi qualcuno? Non mi piace la posizione in cui siamo, te lo dico. Non mi piace per niente, quindi muoviamoci. Però alla nostra sinistra, cioè quindi risalendo la montagna, secondo me ci sono player. Pronta? Okay. Quindi pronta ad affrontare gente. Spero che siano almeno un po' distanti. Ok. Sento spari. Sto correndo. Sento un botto di spari, anzi, mi correggo. Alla nostra destra al momento non vedo nessuno. Che ansia questa modalità. Eccoli. Aspetta. Uno è giù. Bravo. Eh beh, era facile, era fermo che restava. Ovvio. Poi maledetto. Non farti vedere, è la base di tutto. L'hai preso? No, purtroppo okay. No. Aspetta. No. Fare dietro di noi ci hanno fatto la stessa cosa loro. Era pieno, ne avevo davanti al lato. È snervante. Io qui non ho raccolto abbastanza materiali, quindi non sono riuscita a costruire. È stato giusto quello. No, ma c'è. No, non capisci nulla, non capisci dove sono, non capisci dove ti possono arrivare. È snervante. Guarda, mi sembra di non saper più giocare, guarda. Ti dico una. Sì, il feeling è quello. Però che se lì si è giusto, lasciateci un like. Se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarlo. Iscrivetevi per non perdere gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.